Eccomi qua, ciao e ben ritrovato. Grazie della tua attenzione e se puoi aiutami a far crescere il canale condividendo i contenuti. Ma entriamo subito nell'argomento di oggi perché mi interessa particolarmente. Ricevo molte mail su questo argomento. Vediamo un attimino di dare la mia in questo senso. L'argomento di oggi, come avrai visto dal titolo, è lo sciacquobuco. Lo sciacquobuco è una pratica molto sentita dai credenti di Nichiren. Perché? Perché gli viene insegnato che attraverso lo sciacquobuco si maturano dei benefici. In realtà non è sempre così, perché potrebbe essere anche il contrario. Lo sciacquobuco, per essere davvero sciacquobuco, deve essere fatto con il giusto atteggiamento, ma soprattutto con il giusto intento. Il giusto intento non è quello di avere, ma è quello di dare. Entriamo più nello specifico. Ricorda che non sono le tue parole a convertire le persone, ma è il tuo atteggiamento. Se tu nella tua vita hai un atteggiamento che dà sicurezza, hai un atteggiamento che porta o dà alle persone tranquillità, ecco che queste persone saranno naturalmente portate ad avvicinarsi a ciò che fai tu. Ma se tu sei soltanto pieno di tanti belli slogan, ma poi a conti fatti della vita e queste cose qua non trovano riscontro, ecco che fai attenzione, le persone li allontani, ma non solo dall'insegnamento, ma li allontani anche da te perché ti giudicano. Quindi ci vuole sincerità, e la sincerità come la conquisti? Prima pulendo e costruendo il tuo tempio, costruendo te stesso. Una volta che avrai costruito te stesso, una volta che avrai lavorato su te stesso, non ci sarà, credimi, nemmeno bisogno di parlare alle persone di determinate cose, perché saranno loro che si avvicineranno naturalmente. Perché vedranno il tuo cambiamento e allora che cosa succede? Vedono che ciò che tu stai facendo funziona, fra virgolette, come si ama e si usa a dire nel buddismo di Nichiren. Altro abominio, a mio modo di vedere, ma comunque andiamo avanti. Molte persone, specie le prime armi, no, regolate sul voglio, 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 che cosa fanno? Vanno dalle persone e cominciano a dimostrare tutto il loro entusiasmo parlando, usando parole tipo benefici, legge mistica, gonzong e tutte queste cose qua. Alla persona che tu hai di fronte sembri fatto, non felice. Fai attenzione, perché a quel punto lì scatta un campanello all'interno del tuo interlocutore che dice: ma cosa sta facendo questo? E questo è un atteggiamento comune. Ecco perché l'atteggiamento del buddista di Nichiren raramente assomiglia all'atteggiamento del buddista, perché il buddista è tranquillo, mentre invece il buddista di Nichiren sembra uno sportivo, hai capito? Tutto ta 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 ta, tutto sul battere, ma poi in realtà che cosa c'è? Perché poi dal momento in cui ti stanchi di tirare la carretta e perdi le forze, ecco che lì c'è il down e le persone che ti sono attorno lo vedono. Perché l'atteggiamento che hai non è un atteggiamento portato dalla pratica, ma un atteggiamento portato dalla compagnia. Tendi ad assomigliare a tutti quelli che frequenti, in quel senso di compagnia che ti assicuro sparisce dal momento in cui tu cominci a fare delle domande un pochettino scomode. Come sei, quello che sei, ricorda, traspare dalle parole che tu dici, traspare dal tuo sguardo, traspare dai tuoi movimenti, traspare proprio dal tuo atteggiamento. Quindi lo sciacquobuco deve essere anche un'espressione della tua sincerità. E questo è importante, ecco perché io in queste brevi guide continuo a parlare di cuore. Perché il cuore che comanda, il cuore che traspare. Tu puoi dire anche a una persona, lo sai, un qualcosa di duro, ma se è il tuo cuore che parla, l'altra persona lo recepisce, altrimenti si incazza. L'atteggiamento dello sciacquobuco non deve essere di quello che c'ha 100 matite e te ne impresta una, no. L'atteggiamento giusto dello sciacquobuco è quello che c'ha una matita e ti dice: te, usila un po' te, poi quando hai finito me la dai a me. Perché? Perché questo atteggiamento viene dal dare. E più sacrifici fai tu, e più ricevi. Perché
la maniera migliore per ricevere è quella di dare sinceramente. E io lo vedo con queste guide qua, no? Per farle, credimi, devo prendere un sacco di tempo alla mia vita e al mio lavoro. Io vivo dei proventi di mie edizioni. E non ti aspettare che questo genere di guide, con le pubblicità che tu vedi, mi portino uno stipendio. Credimi, semmai al contrario, semmai me ne prendono invece che darmene. Ma è questo il bello. Anche se tutto ciò ti può sembrare follia, nel buddismo ci sono tanti aneddoti che parlano di questo. C'è l'aneddoto, ad esempio, della vecchina che non aveva i soldi per comprare le candele e offrirle al Buddha, che di lì a poco sarebbe arrivato a far visita nel villaggio, e si è tagliata i capelli e li ha vendute. E con i proventi ha comprato delle candele e le ha offerte al Buddha. E il Buddha, quando è arrivato, ha visto subito le sue candele. O come quell'altra persona che era molto povera e ha offerto al Buddha una torta di fango. Il dare non è regolato su ciò che ti fa comodo. Alcuni di voi, ad esempio, mi scrivono dicendomi: Massimo, credimi, mi stai cambiando la vita, oppure mai cambiato la vita, però perdonami se non condivido i tuoi video, perché la volta che l'ho fatto ho ricevuto un sacco di critiche. Io quando leggo queste cose rimango perplesso, innanzitutto perché quello che io ti dico in queste guide qua non è la mia opinione. Credimi, se io dovessi su taluni argomenti dirti come realmente la penso, dovessi andare veramente in fondo, probabilmente molti si offenderebbero. Prova è che ogni volta che faccio una guida e mi addentro un pochettino di più nella dottrina, invece di guadagnare iscritti li perdo. E se continuo, questa è la prova che in realtà lo faccio per dare, non per avere. Il dare deve avere un atteggiamento istintivo. In altre parole, la vecchina, se si fosse messa lì a pensare: Madonna, ma che cosa penseranno le persone che ho di fronte, chissà che critiche che mi faranno, perché vedranno che invece di essere una torta vera è una torta di fango, ecco che non avrebbe fatto niente. E se quella che si è tagliata i capelli per comprare le candele avesse pensato a come poi le persone prendevano il fatto che lei fosse rasata, non avrebbe fatto niente. Se una qualsiasi cosa che tu hai trovato, sia questo un cibo, una bibita, un prodotto, una qualsiasi cosa, ti fa stare bene, l'atteggiamento giusto è quello di parlarne. Fregandotene se quello ti dice: no, a me la menta non mi piace perché il colore verde mi fa venire in mente la miseria. Non è quello il punto. Quindi se questi video a te fanno stare bene e hanno risolto determinati problemi, perché neghi ad altri di provare ciò che stai provando tu? Per la paura di ricevere delle critiche. Prima di parlare del Sutra del Loto, poi, e del Daimoku, ecco, informati bene, perché tanto vai a parlare con delle persone che non sanno nulla, non sono alle tue riunioni, non saltano la corda. Di conseguenza, quando tu gli parli di Sutra del Loto, già questi la parola sutra non sanno nemmeno che cos'è. E poi Sutra del Loto cos'è? A cosa serve? Il Daimoku, questa formula, cos'è? Magia? Cosa sei? Il mago Merlino? Nietzsche ne c'aveva il cappello a punta. Capisci che cosa voglio dirti? Anche a questo serve lo spirito di ricerca. Vedi che io uso parole che sono ormai di uso comune nell'icerenismo, per cercare di parlare a più persone possibile. Ma parlare di cosa? Non della mia visione del Sutra del Loto o del buddismo di Nichiren, ma del buddismo di Nichiren. Perché ciò che dico, credimi, anche le cose che ti possono sembrare più complicate, in realtà sono alla base del buddismo di Nichiren. Perché soltanto quando incontro le persone, allora, vedendo la loro preparazione, conoscendole, sentendole, una persona si può addentrare più nello specifico. Ecco perché non parlo di tutti gli argomenti che mi chiedete. Perché il buddismo di Nichiren è molto variegato, uno crede una cosa, l'altro ne crede un'altra, solitamente una va contro l'altra, ecco, è sempre una battaglia di galli. Voglio dirti qualcosa che probabilmente ti aiuterà non solo ad avere l'atteggiamento giusto nella pratica, ma di conseguenza anche nello shakobuku.
devi immaginare il Daimokun come il tronco di una grandissima quercia secolare. Ogni ramo, ogni foglia e ogni fiore sono tutti gli altri insegnamenti. Se tu tagli un ramo, ecco che questo ramo aggrinzisce, muore. Mentre invece se tu alimenti il tronco, ecco che l'albero diventa rigoglioso. Il Daimoku non è altro che questo. Il Daimoku è la fonte della vita, ma non della mia, della tua, di Nichiro o del Buddha, di tutte le forme viventi. Questo devi avere nel cuore quando dici Nammyo Renge Kyo. Da questo devi trarre la forza. Questo pulisce il tuo cuore, questo pulisce la tua vita. Non la forza che tu metti nella pratica o nella recitazione. Perché quella è una forza indotta da te, non è la legge mistica. Il Daimoku non ha bisogno di nient'altro, è già completo di per sé. Il tuo atteggiamento deve essere soltanto di rispetto nei confronti del Daimoku. Non occorre nemmeno che tu faccia tante preghiere prima o dopo, perché tu accordandoti, ecco che non fai altro che attirare tutto ciò che è accordato, quindi il bene e il bello della vita. Il Daimoku è come... Avrei certamente visto una chitarra, perché se non l'hai mai vista, aia, scrivimi e mandami la tua fotografia che facciamo un'immaginetta. Il Daimoku è come la chiavetta che serve per regolare una corda, per accordare la corda. Tu puoi avere anche un bellissimo strumento, una bellissima chitarra, ma se la chitarra è scordata, tutto ciò che tu farai sarà scordato. Allo stesso modo potremmo dire della nostra vita. Il Daimoku ci accorda. Il Daimoku è come il famoso diapason. Gli amici musicisti mi capiscono probabilmente meglio. Questo accorda la tua vita. Accordati quindi attraverso il Daimoku. Quando tu avrai fatto questo, quando tu farai questo, allora risponderai a quello che diceva Nichiren, quando diceva: nessuna preghiera rimane inascoltata per il devoto del Sutra del Loto. Ciao, ti abbraccio.